Grazie, buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi in Campidoglio per festeggiare insieme il compleanno della capitale d'Italia. Oggi Roma festeggia il 2770 anniversario della fondazione e lo fa nell'aula Giulio Cesare di Campidoglio, seguendo la tradizione che ha caratterizzato negli anni queste importanti ricorrenze. Festeggiamo questo Natale di Roma con una serie di iniziative. La prima copia della 78esima Strega dei Romanisti, la presentazione del premio Cultori di Roma e il suo vincitore, il premio Urbis e il certamen Capitolino con la medaglia della Zecca di Stato dedicata all'80esimo anniversario di Cinecittà. Inoltre, festeggiamo il Natale di Roma anche con un encomio speciale alla Polizia Locale di Roma Capitale per gli interventi inerenti il loro servizio. Tutte queste iniziative suggellano la storia di Roma, una storia che si tramanda da secoli e che deve rinnovarsi. È bello vedere come la nostra città celebri la ricorrenza della sua fondazione. Tutti noi abbiamo piena consapevolezza della storia, dello straordinario patrimonio artistico, naturalistico e archeologico che hanno reso la capitale d'Italia un patrimonio unico dell'umanità. E tutti noi, proprio perché consapevoli di questa fortunata eredità, abbiamo alcuni compiti molto importanti. Dobbiamo sicuramente preservare quello che ci è stato tramandato e metterlo a disposizione del mondo. Ma non basta. Dobbiamo innovare. Sì, innovare, perché noi a nostra volta dovremo lasciare il nostro contributo a chi ci seguirà nel tempo. Per questo dobbiamo stringere un patto con i cittadini, istituzioni, turisti, mondo imprenditoriale, governo nazionale. Dobbiamo scrivere insieme un'agenda per Roma. Dobbiamo ricominciare a prenderci cura di Roma, della nostra città, esaltando quei numerosi aspetti positivi, il grande patrimonio culturale, scientifico, umano e solidale. Ognuno di noi, può davvero fare tanto in uno sforzo comune fatto di regole e responsabilità. Noi siamo i primi custodi della città. Se noi per primi la rispettiamo, tutti saranno invitati a rispettarla. La capitale d'Italia è un patrimonio dei suoi cittadini e dei cittadini di tutto il mondo. Roma tornerà ad avere un ruolo di guida nelle dinamiche internazionali. In Europa e in tutti i continenti c'è attenzione e voglia di conoscere Roma e l'Italia. Guardiamo sicuramente al passato, ma proiettiamoci con fiducia verso il futuro. Oggi è un giorno di festa per tutti, come tutti i compleanni, un nuovo inizio che possiamo